perché logicamente eravamo preoccupati della situazione per due ordini di motivi preoccupati. Uno, per quanto riguarda relativamente allo stato della crisi, relativamente alla condizione Fillmore. Siamo in attesa del dispositivo della Corte Federale d'Appello, che valuterà che cosa si dovrà fare in questa materia, ma come voi sapete la nostra posizione è molto ferma come Lega. Le Fillmore vanno sostituite, l'avevamo chiesto al commissario, allora, purtroppo lui era il dominus della situazione. Il dominus della situazione ha seguito quello che la Lega gli aveva chiesto, di chiedere la sostituzione delle Fillmore oppure la esclusione delle società che non avessero presentate. Vedremo che cosa deciderà la Corte Federale d'Appello, che è stata, a cui è stata sottoposta attraverso un atto del Presidente della Federazione Gabriele Gravina e di alcune società che si erano appellate, e nei prossimi giorni uscirà, credo, mi auguro, che la Corte Federale d'Appello chieda che la fiduciaria venga sostituita oppure chi non la sostituisce venga messo fuori. La seconda questione, eravamo preoccupati dal punto di vista delle notizie sulla proprietà. Al momento attuale, mentre siamo qua, a noi non è pervenuto alcun atto di quello che leggiamo sulla stampa relativamente alla cessione e al trasferimento delle quote ad altro soggetto. Io ho incontrato il proprietario Moriconi. L'unica cosa che posso dire in questo momento, credo perfettamente d'accordo con il sindaco, è di lavorare in questi 10 giorni in modo tale da valutare la situazione e di trovare, augurandoci di trovare una situazione positiva per la Lucchese, che è una società dal punto di vista della storia e della presenza nel calcio italiano di grande valore. Non lo dico perché sono qua, sarebbe una sciocchezza dirlo perché sono qua, ma perché questa è la realtà di questa società e di questa città. Ho trovato Tambellini, il sindaco, che ringrazio, molto impegnato nella attività da questo punto di vista. Siamo, e penso di non svelare nulla, in permanente scambio di informazioni di lavoro in modo tale che si possa rapidamente trovare una soluzione che soddisfi e dia prospettiva alla Lucchese, dia prospettiva ovviamente anche alla Lega Pro di mantenere una delle società storiche, e per questo lavoreremo. Grazie.